Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Diluvio universale sullo stadio Franco Ossola per il posticipo della settima giornata in Serie B tra le neopromosse Varese e Novara. I biancorossi di Beppe Sannino non vincono dalla trasferta di Torino del primo turno, mentre la compagine piemontese allenata da Tiglio Tesser, rivelazione di questo inizio stagione, vuole restare nella scia della capolista Siena. Si parte dopo il minuto di silenzio in memoria di Alfredo Speroni, colonna della scuola calcio del Varese, tutti agli ordini dell'arbitro Stefanini di Prato. Prima azione, subito il Novara in avanti, c'è questa percussione centrale, la palla servita per Rigoni, attenzione, Abertani si gira e di sinistro batte immediatamente Moreau. Sono passati poco più di 16 secondi, il Novara è già in vantaggio nel diluvio di Varese. Rivediamo l'ottima intuizione di Bertani che raggiunge Succi in testa la classifica dei marcatori con 6 gol. La risposta al quarto minuto di Ebagua per il Varese, palla a lato su punizione. Ebagua gioca con Cellini in avanti per l'assenza del brasiliano Pereira, ancora Ebagua tra gli schizzi delle pozzanghere, arriva Buzzegoli, un pallonetto e bravissimo Uicani, il portiere albanese del Novara in prestito dal Palermo, a mettere in calcio d'angolo. Insiste il Varese, ancora una grande mischia, Ebagua lotta, la palla arriva a Carrozza che trova un sinistro portentoso, precisissimo, imprendibile per Uicani, il pareggio del Varese al settimo minuto con il primo gol in assoluto in carriera in Serie B del giocatore nativo di Gallipoli. Il Novara prova a rispondere con questo destro alto di Motta su passaggio di Gonzales, chiama ad una maggiore attenzione i suoi Sannino. Siamo al 29esimo, il colpo di testa di Pisano su calcio d'angolo di Zecchin, il vantaggio del Varese che ribalta la situazione. Il vantaggio del Varese con il primo gol in carriera anche per Eros Pisano, precisissimo il corner battuto da Zecchin. 38esimo nel primo tempo, punizione in mezzo, duello nel fango tra Centurioni e Pesoli, il colpo di testa a lato del centrale del Novara, è l'ultima occasione del primo tempo, ma dopo il riposo l'arbitro Stefanini esce con i due capitani Buzzegoli e Ludi, prova a far rimbalzare la sfera, non vi riesce, ci proverà una seconda volta inutilmente. Partita sospesa, si riprenderà a data da destinarsi dal 46esimo sul 2-1 per il Varese.